Ok, allora, buonasera a tutti. Vogliamo ritornare un po' in cammino questa sera perché stavo dicendo che noi avevamo presentato l'anno scorso il Cammino di San Colombano, quella parte italiana, con gli amici del Cammino di San Colombano. Adesso ritorniamo sempre con la collana di Terre di Mezzo, ritorniamo invece su una cosa un pochino diversa. Abbiamo qui con noi Enrico Calvo. Io leggo forestale ed esperto di educazione ambientale. No? Sì, così è scritto nell'unico cartina, quindi va bene. Ero tanto Sono Casnaschi, professore di Spagna. pensionato. Ok. E Roberto Cremaschi, giornalista e autore di diverse guide escursionistiche. Questo Pensionato è anche pensionato, però anche queste vanno avanti, queste cose. Si sono ritrovati in ERSA, sbaglio. sì. Che è l'ente per la regionale per i servizi di agricoltura e foreste, e nel 2017 sono partiti con questo progetto Cammina Foreste in Lombardia, che è un percorso escursionistico di oltre 40 tappe che tocca tutte le foreste della regione. E già qua vorrei dire, in regione Lombardia, le foreste sembrano quasi delle cose un po' particolari. Quindi vi lascerei introdurre tutto il progetto e poi magari alla fine, se c'è qualche domanda o qualcosa da chiedere, vediamo un po' intervenire. Bene, buonasera, allora comincio io. Innanzitutto per cominciare a dire che divideremo la serata in due parti. Io proverò a raccontare come è nato questo cammino e che cosa ha voluto rappresentare, che cosa contiene, e Roberto poi entrerà invece nel merito per raccontare proprio il percorso, insomma, che cosa si attraversa, cosa si vede, quali sono i paesaggi, o anche le norme tecniche. Allora io comincerei con osservare che Terre di Mezzo, l'editrice che ha pubblicato questa nostra guida e che pubblica la gran parte delle guide dei cammini, ha recentemente raccolto in un piccolo volumetto la sintesi di tutti questi cammini, identificando in tutta Italia circa 100 cammini, no? Il fenomeno dei cammini è un fenomeno che in questo momento, in questi ultimi anni, in questi ultimi 10 anni, ha preso molto, molto, molta quota, no? Tante persone vogliono cercare nel cammino spazi di libertà, di benessere, per ridurre lo stress, per incontrare nuove occasioni di conoscenza, per fare anche un turismo diverso. Bene, molti di questi cammini sono cammini storici, pensiamo al cammino più antico e tradizionale, il cammino di Compostela piuttosto che la Via Francigena. Molti di questi altri cammini sono cammini assolutamente recenti, non legati a una tradizione di pellegrinaggio, quei due che abbiamo citato come tanti altri che ci sono, ma legati invece a situazioni contingenti che vogliono in qualche modo portare le persone che sono attratte da questo nuovo e diverso modo di vivere e di conoscere il mondo a incontrare realtà nuove, come per esempio il cammino delle terre mutate, parte nel territorio. Nel cratere cosiddetto del terremoto del centro Italia del 2016. Tanti altri sono, possiamo anche dirlo, un po' invenzioni costruite, pensate da qualcuno che nei vari territori prova a trovare delle soluzioni per dare nuova vita, nuova possibilità di sviluppo a questi territori prevalentemente marginali. Una notazione interessantissima che mi raccontava qualche tempo fa un osservatore di cammini, diceva: guarda, questo percorso che noi abbiamo sempre chiamato il percorso del CAI, un numero tal dei tali, che abbiamo costruito, realizzato con tanto volontariato, eccetera, è un percorso bellissimo,
ma nessuno lo frequentava. Come gli abbiamo dato il nome di Cammino di, è cominciato a diventare un'attrazione per un sacco di gente e quel percorso lì è frequentatissimo. Questo per dire come cambiano le prospettive e le modalità anche della convenzione. Bene, questo percorso Cammina Foreste di Lombardia non è nato nei modi che vi ho descritto sopra, anzi inizialmente non si è pensato di immaginarlo e costruirlo come un'opportunità, un'occasione per gli interessati, gli amanti della natura e gli amanti dei cammini di percorrere. Questo Cammino Foreste di Lombardia è stato in realtà una iniziativa che nel momento in cui io, Roberto, Alessandro e tanti altri colleghi si lavorava in questo ente regionale per i servizi all'agricoltura e le foreste, abbiamo inventato e pensato come occasione per andare a raccogliere idee, suggerimenti sul territorio da parte delle comunità che avremmo incontrato nel territorio, le comunità amministrative, le comunità sociali, le comunità economiche, insomma tutte le persone che lungo un cammino normalmente si incontrano, per raccogliere idee e suggerimenti rispetto a cosa farsene delle foreste in una regione come la Lombardia. Che valore potevano avere le foreste in una regione Lombardia? Il 2017 è un anno, faccio una breve parentesi per collocare questo evento in un momento storico in cui è stato l'anno in cui il corpo forestale dello Stato è stato chiuso e i forestali sono passati nei carabinieri forestali, rappresentando quindi un evento che ha scandalizzato tanti, eccetera. È stato l'anno in cui il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste finalmente si è dotato di una struttura che si occupava di foreste, perché il Ministero fino al 2017 non si occupava di foreste, non aveva nessuno che si occupava di foreste. Le regioni, molte regioni che hanno la competenza nel settore, erano abbastanza allo sbando, quindi un momento in cui da un punto di vista politico, culturale, c'era una grave crisi di interesse, una grave crisi anche di valori che anche noi a livello lombardo percepivamo, e allora abbiamo immaginato un modus per cercare di raccogliere idee e proposte per rilanciare il senso e il valore delle foreste in una realtà come la Lombardia. Laura prima diceva foreste in Lombardia, ma cosa sono le foreste? Allora, noi possiamo dire che la Lombardia è una regione forestale, è una regione che dal punto di vista delle superfici è la quarta regione forestale italiana. Noi immaginiamo la Lombardia, pensiamo qua appunto sul versante destro dell'Adda, tanta agricoltura, tanta industria, autostrada, traffico e quant'altro, però si vedono molte montagne intorno anche da qui. Ma non si ha la percezione che la Lombardia è una terra di foreste. Bene, la Lombardia in realtà è una terra di foreste e non vi do numeri, non entriamo in questo particolare, ma era per riconoscere e ricordare che appunto c'è una percezione che non corrisponde alla realtà e le foreste in Lombardia hanno un significato. Certo, le foreste sulle montagne hanno, dove sono concentrate in modo principale, hanno un certo tipo di valore, le foreste intorno alle città o nelle zone di pianura, dove sono certamente molto meno, hanno certamente un altro valore e oggi probabilmente il valore forse ancora più importante rispetto al tema dell'inquinamento, al tema del benessere, della salute che dovremmo avere. Bene, allora, dentro questo quadro si voleva proprio
cogliere un'opportunità per lanciare un po' una sfida e fare in modo che, partendo dalle foreste più lontane per arrivare a quelle più vicine, si facesse una lunga iniziativa che anche dal punto di vista mediatico in qualche modo potesse avere una certa risonanza per ragionare sulle foreste. L'esito di questo Cammina Foreste, lo dico subito così abbiamo anche chiaro poi qual è stato il risultato, l'esito di questo Cammina Foreste 2017 è stata la produzione di un libro verde delle foreste lombarde che è stato consegnato poi, che ha raccolto quindi il frutto di incontri, di riflessioni, di proposte, è stato fatto online, anche sono stati fatti dei questionari, e poi quindi tutto elaborato, tutto questo è stato proposto agli amministratori regionali, pubblici e quant'altro, perché da lì si partisse per un rilancio dell'attenzione al mondo delle foreste come opportunità e strumento per ridare valore alla qualità dei territori. E allora si è deciso di partire, ma come organizzare questo pensiero, questa lunga traversata? Perché noi qui il libro è stato la nuova guida, poi diremo il come mai, si parla di 720 chilometri, 10 chilometri, e per quasi 40 tappe, lì noi abbiamo fatto quasi 1000 chilometri su 42 tappe, in percorsi anche a volte un po' impegnativi. Ma lì abbiamo pensato di unire tutte le foreste che sono di proprietà di Regione Lombardia è il più grande proprietario terriero che c'è in regione, proprietà che sono state ereditate dallo Stato, quindi ancora una lunga storia, e che sono gestite dall'ente in cui noi lavoravamo. Noi gestivamo le foreste di Regione Lombardia. Queste foreste sono 20 complessi, 20 pezzetti di territori più o meno grandi, distribuiti un po' in tutto il territorio regionale. Allora abbiamo immaginato di unire tutti questi 20 complessi attraverso un percorso che abbiamo quindi disegnato, che ci permetteva perciò naturalmente di toccare tanti altri territori, parchi regionali, di riserve, di altre foreste, quindi mettendo in contatto situazioni diverse e legando queste foreste abbiamo costruito questo percorso che nel 2017 abbiamo realizzato. Nel 2017 quindi questo percorso di 42 tappe è stato fatto tutto dall'inizio alla fine, quindi ci siamo organizzati con modalità di presenze diverse, siamo partiti mi sembra il 10 giugno, se non ricordo male, siamo arrivati il 22 luglio, siamo partiti il 10 giugno all'isola Boschina, in provincia di Mantova, l'isola sul Po, l'isola più grande del Po, questa, che è anche questa proprietà di Regione Lombardia, la prima foresta di Regione Lombardia, e da lì, risalendo un po' tutte le varie valli, attraversando le valli, siamo arrivati dopo 42 giorni alla foresta del Resegone, che è la foresta in qualche modo simbolica e anche più vicina a Milano, esatto, 42 giorni. In questi giorni noi tutte le sere, quindi 40 giorni di fila, molti di noi non ne hanno percorsi tanti pezzetti, quando noi tre autori non potevamo, ma insieme a noi c'erano tanti altri colleghi, camminavano altri colleghi e si andava avanti, e spesso alla sera poi ci si ritrovava dove si dormiva, a volte nei paesi con l'incontro con le amministrazioni comunali per fare un momento serale come questo, un po' di presentazione delle cose e di discussione, a volte si dormiva in rifugi piuttosto che negli alpeggi dove ci si fermava in quota e così via, quindi con tante modalità diverse. Alla fine di questo risultato siamo quindi arrivati a produrre quel lavoro. E questo è quello che l'attività che noi abbiamo fatto nel 2017. Camminando
camminando quell'anno lì, ci siamo comunque resi conto in modo vero, vivido, che quel percorso che noi stavamo facendo era veramente un percorso ricchissimo di storia, di opportunità di incontri, di ricchezze paesaggistiche, ricchezze culturali, veramente un filo che univa tanti interessi e tanti significati diversi. I tre autori del libro, come tanti altri colleghi, sono certamente appassionati di montagna, valenti, camminatori, e quindi già in qualche modo conoscono e subiscono il fascino del camminare ad occhi aperti, del guardare, dell'incontrare le persone. Però davvero tutti ci siamo resi conto che, sviluppando questo cammino, si aveva l'opportunità di incrociare uno spaccato del territorio lombardo che per molti tante volte era sconosciuto. Questo cammino permette di affrontare e di incontrare dei luoghi molto misteriosi, dei luoghi magici, dei luoghi nascosti, e questa è una delle sue bellezze. Bene, dopo alcuni anni, nella riflessione rispetto a questa avventura, a questa idea, Terre di Mezzo ci ha proposto quindi di trasformare questa esperienza in una guida da proporre, per un cammino da proporre a tutti gli interessati. E allora abbiamo riconosciuto che questa potesse essere un'opportunità nel mettere a disposizione il materiale raccolto, le riflessioni e quant'altro, e abbiamo quindi costruito questa guida. Questa guida è costruita un po' sullo schema che Terre di Mezzo propone per tutti coloro che scrivono e disegnano percorsi in modo tale da avere uno standard unico. Però la particolarità dell'esperienza e del cammino, questa guida ha dentro, abbiamo voluto e cercato di accompagnare questa guida anche con alcune riflessioni più particolari e più specifiche. E in questa direzione abbiamo chiesto l'aiuto della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, cioè i ricercatori italiani che si occupano di foreste, di aiutarci a leggere il fenomeno, chiamiamole così, delle foreste, l'ambiente delle foreste, le foreste cosa offrono, le foreste quanto valgono, perché valgono, in modo tale da offrire al camminatore, nei diversi tratti che compongono il cammino, una breve suggestione, una riflessione, una attenzione rispetto a ciò che sta attraversando e rispetto a ciò che sta vivendo. Questo cammino attraversa tante foreste, foreste di ciascun di diverso tipo, di diverso significato. Attraverso questi commenti, ci sono 10 commenti di questi autori, di questi ricercatori, tra i più quotati certamente nel mondo della ricerca italiana ed un solo, abbiamo provato a focalizzare appunto l'attenzione sul valore delle foreste, qual è il significato delle foreste, quali sono i servizi che le foreste ci offrono, quali sono le opportunità anche moderne che le foreste mettono a disposizione di una società ultramoderna, postmoderna come la nostra. Quindi sostanzialmente in questa guida voi troverete certamente la guida che accompagna, come tutte le guide di un cammino, il percorso da un punto all'altro, ma troverete anche una offerta, chiamiamole così, una proposta di attenzione a cercare di guardare il mondo che si attraversa con un occhio scientifico, perché tante volte
noi siamo portati a leggere l'ambiente che attraversiamo in un modo certamente significativo, bello, emozionale, poetico, che tocca le corde appunto del cuore, no? Ed è una dimensione importante. Ma nel mondo di oggi, e noi lo diciamo anche per il passato professionale che abbiamo avuto, nel mondo di oggi è importante anche prendere consapevolezza, proprio un po' rispetto anche a quello che diceva Laura, no? alla percezione di là, prendere consapevolezza che quell'ambiente magico che attraversiamo, di cui percepiamo i profumi, di cui guardiamo colori, panorami e situazioni particolari, nella nostra società di oggi ha un grande valore e come tale dobbiamo imparare non solo ad amarlo e rispettarlo, ma anche a valorizzarlo, perché è un beneficio per tutti, è un bene comune per tutti e per la società. Grazie. A te, Roberto. Passo. Allora, quando ti arrivi, quando terra di mezzo, che è un editore anche assaggioso, questo segmento di Mea Carmen, ci ha proposto di fare la guida, ci ha gratificato un po', perché per noi il progetto era Amici, come l'ha descritto Enrico, era un progetto che serviva ad accendere i riflettori sulle foreste regionali, quindi sulle foreste che sono state in Lombardia, che sono anche molte belle, e che aveva anche uno scopo, chiamiamolo così, politico-amministrativo, concentrato, condensato in quel libro che identificava e che veniva consegnata. Per cui abbiamo fatto quel lavoro di pensare. Ma terzo, invece questa proposta qui ci ha sfidato abbastanza, perché si trattava di tradurre quel percorso sia dal punto di vista logistico e organizzativo, rendono fattibile e chiunque possa andare in giro con una guida senza avere l'esperto che ti accompagna, e anche non necessariamente persone che bene o male la prima volta nel 2017 vanno coinvolto, comunque già un po' sul tema viene, si era fatto agganciare la gente anche normale, che non lavorava nella scuola così via, ma meno male sensibile alla tematica. Questo si trattava invece di rappresentare lo strumento per sensibilizzare. Allora, il lavoro che abbiamo fatto è stato di tagliarlo un po', cesellarlo un po'. Nella prima edizione del 2017 c'era per esempio un anello che passava dal parco dello Stelvio, perché la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio è di struttura ersata, quindi di Lombardia, un po' di situazione, però non è propriamente una foresta, non ha tagliato quella. Abbiamo mussato qualche cima, questo grande mi piaceva perché c'era la cima Calvo, tagliata via, cima Coppi era quella. E abbiamo fatto in modo di calcolare bene che le tappe arrivassero in posto dove era possibile un'accoglienza, una logistica come in questo tempo. È un percorso inventato, effettivamente, come si diceva prima, perché non è un percorso che porta a Roma, Gerusalemme, a Santiago, che ricalca percorsi antichi, cioè non ha questa necessità. Ma un filo verde, direi, il filo verde comune, che è quello da citare. Cioè, unisce tutte le foreste, proprietà regionali e regionali. E per questo fa un giro piuttosto strano, cioè tocca mezza Lombardia, perché riuscite a vederlo, comunque c'è anche sulla guida, si parte appunto di sotto qui, adesso non so se la cartina che taglia, si parte da questa isola sul Po, qui sono in qualche foto, dove c'è una piccola, ma significativa riserva naturale e foresta. Si arriva al lago di Garda, lo si attraversa, quindi sì, chi riesce lo fa, anche il lago di Garda, ma bisogna avere molta fede. La gente normale prende il battello che scherecce dall'altra parte, e poi si comincia a camminare e diventa, appunto, eccettuate le prime tappe che possono essere fatte anche in bicicletta, sono in pianura, la zona diciamo, del Mantovano, qui ci sono, per me città delle foreste in pianura, sono delle foreste che sono state create da Ersa, da Regione Lombardia, proprio in territorio pianura creata per avere dei comuni verdi, quindi sono molto diverse dalle altre
che sono sulle montagne. Però il re, salvo queste tappe qui, appunto, sono quattro tappe a piedi, due ho fatto con due se si va in bicicletta, poi si va decisamente in montagna. Quindi le tappe sono diventate allora 39, che sono tante più del cammino di Santiago. Noi, se volevo fare tutte, facciamo obiezioni. Però sono state organizzate, sul suggerimento dell'editore, in capitoli, in aree, perché sono numerate, perché è più facile che le persone possano farle in 5 giorni, una settimana. Quindi. E anche per un aspetto logistico. Se uno lo fa tutto, poi parte dalla Regione Agostina, arriva col treno, arriva con il segone, scende a piedi, va, ecco, e torna da su. Ma se uno ne fa dei pezzi del bocone, perché qui travalichiamo sempre le valli, che sono una valle all'altra, c'è un problema logistico un po' complesso di come vado, come torno. Nella parte nord, devo dire, Valtellina e il lago di Necco, così via, è ben servito dal servizio ferroviario. È un paradosso dire che il servizio ferroviario serve bene, perché per trovare, ma non è. La linea ferroviaria c'è, i treni passano, quindi uno può organizzarsi. Sulle altre parti, ti vada spesso, tu scavalli, se arrivi con la macchina da una parte, scavalli dall'altra parte, è complicata la macchina. Allora, l'ideale sono fatte anche in realtà, uno possa fare un percorso all'anello 4-5 giorni e più o meno tornare appunto in partenza o essere sempre nel bacino anche trasportistico tale da non avere troppo di più. Quindi è stato un po' anche di manda la lunghezza totale, si è finito 104 km. Sostanzialmente non cambia molto il dislivello, vedete che è abbastanza via, cioè è un percorso di montagna, quindi come tutti i percorsi, va detto, ma questo è particolare, bisogna farlo in buona condizione di allenamento, in buona condizione meteo, con l'attrezzatura e l'abbigliamento adeguato, anche perché tappe in pianura no, non parecchie tappe alla Valtellina e negli altri zone della regione. Si passa per territori più urbanizzati, paesi vicini e così via, ma soprattutto nelle parti per il Bresciano, il Bergamasco, certo Valtellina e così via, quindi dove non sei la risolta, eccetera, ci sono delle giornate in cui sei in montagna, quindi devi organizzare il momento tuo, non il nostro il negozietto. E i punti tappa dove puoi dormire spesso sono uno solo, classico rifugio militare. Quindi richiede un'organizzazione e una preparazione alla portata di tutti, tra di tutti coloro che sono tutti lì. Quindi dicevo, si partendo dalla Regione Agostina, poi c'è 4 tappe, si attraversa il lago di Garda, si va a Garniano, e lì c'è la foresta di Regione Lombardia più grande, che da solo fa la metà dei 23.000 ettari complessivi, e da solo questa foresta, cioè il nato bresciano e il vallo di Garda, è circa la metà di tutto complesso, le altre, di cui sono foreste anche piuttosto piccole. La si attraversa e si sale verso la Barca Monica, si scende sul lago di Seo, tra l'altro si toccano anche parecchi luoghi d'acqua, fiumi, laghi, questi laghi, grandi laghi lombardi, ma anche dei laghetti. Si scende sul lago di Seo, si risale verso la Val di Scalve, Bergamasco, si scende in Valtellina, qui siamo nel Pegio Agostino, che la Bergamasca è qua, e le Ovobbie, e dalla Valtellina si percorre un bel tratto di Valtellina. Qui abbiamo tagliato 2 tappe che erano precedenti la prima edizione, abbiamo fatto diventare 2 giri d'anello, quindi proponendo stare a dormire 2 volte, 2 notti nella stessa. Situazione che ci si ricorda un po' e di fare una passeggiata per andare a visitare alcuni luoghi specifici del Palomasino, di Bello, l'altro più dove via, che meritano di essere visti, ma senza fare ripetuto allungamento. Dalla Valtellina si scende e si ritorna, si passa tutto verso ovest e si torna nella Bergamasca, passo San Murano, diciamo che per la Bergamasca siamo sull'Alta Val Brembana, prima eravamo sulla Seriana, e si va verso il Lecchese, vicino al Pizzo del Signore, da lì si scende sul lago lo si attraversa, si passa sull'altro versante, si sfiora la Svizzera e il Val Risotto,
e si ritorna sulla l'area Lucchese e l'ultima tappa abbiamo dovuto collocare, ci sta passando alle pendici del Resevone, montagna lombarda per intonomata in una zona la declinata, e dove c'è una bellissima perché adesso si vede passare il profilo su Resevone, la costa del Palio, questo dire, montagnone verde, bastione verde, su c'è una donna, la foresta di Leone Lombardia, e lì c'è anche un alpeggio, c'è un bosco, un percorso dei fadi centenari che merita assolutamente la visita, perché tra l'altro una cosa che va detta è che la gestione delle foreste non è soltanto mantenerle, conservarle, curarle da incendi o un taglio che è necessario, ma anche tenerle visitabili e vive, offrire possibilità di osservazione, contemplazione, conoscimento delle aree. Per esempio lì c'è un percorso tra i fagli che è spettacolare, quindi in altre foreste della regione ci sono per lì, cioè, dei musei all'aperto, sculture in legno, da Canzo, ma anche a Castione del Dove, la Castione del Dove. Quindi le foreste sono tenute vive e attrattive sia dal punto di vista economico da chi ci vive, sia dal punto di vista del turista che visto professionista che può anche conoscere. Quindi questa è nella guida trovata in conto d'oro, quindi dal via del Dislivelle, il Dislivelle che è una distanza di 130 km, il terreno è in una grandissima parte, cioè tre quarti sentiero, o strada sterrata, ma essenzialmente bisogna montare un po' sentiero e non è poco l'asfalto che c'è nella parte iniziale. Non c'è un segnavia proprio, e non è come da Francese o il simbolo, non c'è, o là sul giorno ci sarà, ma intanto sono sentieri tutti tracciati dalla CAI, dalle comunità locali, e quindi sentieri non si perde, diciamo, perché non sono sentieri che uno deve indovinare, e anche abbiamo cercato nella guida di descriverli in maniera piuttosto accurata. Ognuno di questi capitoli, questi sotto percorsi, rimiscono alcune tappe, sono quattro, sono quattro, sono cifre, così via, 5, 6, forse può essere più lunghe, 6, 7, e come si vede ai chilometri, non sono impegnativissimi, cioè, 9, 17, 26, 23, un po' di più, 11, 20, però se fare sempre il conto, sono sempre un po' di chilometri, che vagano soprattutto con la piena e così via, un po' di montagna, poi anche 11 km, ma non è del pezzo, qui sono dei due risultati. Ripeto, è la caratteristica logistica. Qui si va in zone dove in alcune di queste zone, il vostro invito è quello di andare in giro per incontrare tra i territori, cercare le persone, cercare chi lavora, quindi l'atteggiatore, il mangiato, rispettando loro. Alcune di queste zone si incontra solo loro, o con degli altri escursionisti, in altre zone invece incontri dei propri paesi, ovviamente Bardolino, per dire, anche famoso per la loro civiltà, la loro tradizione, così, ma gli altri tanti, insieme a Tempina, che ne parla per le maschere, quindi l'incontro con le persone che vivono in queste zone è per noi una cifra fondamentale della Tardina. Non cambio con noi soltanto l'espulsione fino a se sempre bello, vado a cammino, vado in un luogo ci trovo, ma anche quello di camminare con i piedi e con gli altri piedi. Mi fermerei qui anch'io e facciamo istruzione per qualche domanda. Aggiungo solo che la seconda gratificazione, perché c'è anche se parlo qui dal secondo, che l'anno dopo l'ho ristampata, per cui vuol dire che ha anche riscontrato un interesse da parte dei lettori, dei camminatori, che è un buon segno. Adesso magari c'è qualche domanda, intanto noi possiamo anche scegliere qualche tappa, io parliamo della prima. Che è un po' particolare proprio per il fatto che è con l'estero delle immagini in montagna, eccetera, perché sono le persone di qua.
Intanto qualcuno vuole chiedere qualcosa. Certo. Assurdo, Alessa. Assurdo, Alessa. E qui quel lavoro lì. Non si fa solo questo, si fa anche altre cose più noiose. Bisogna dire che siamo nel cambio della ruota, non dando in pensione tante persone, perché questi sono enti nati con la regione tra il 70 e l'80, quindi lì c'è stato un grande momento in cui hanno assorbito personale. Tutti questi sono nati in pensione, quindi adesso stanno assumendo e ci sono concorsi. Concorsi, niente pubblico, quindi si va per concorsi. Questa è l'isola Boschina, che utilizzo sul Po. Come vedete, i fuochi si intuiscono delle antenne centrali industriali. Siamo immersi nella natura. Io continuo a scorrere perché rispetto a quest'area lui io sono. Penso che già il fatto di aver fatto un percorso di questo tipo che si toglie un po' per il percorso usuale, perché appunto precise percorso il cammino di approfondimento della che hanno una posizione di impostazione specifica, questa è un'impostazione puramente naturalistica. Però mi pare capire comunque che oltre che la natura ci sono ancora altre possibilità di vedere paesi che hanno diciamo anche una storia alle spalle e quindi di sempre delle chiese anche antiche come questa gente. Ecco, una cosa che in effetti mi è piaciuto del vostro libro è proprio il fatto che è in qualche cosa che si dipana, ma non è una cosa rettilinea, è una cosa che continua a deviare se non è scelta. E questo secondo me è molto importante. Anche perché bisogna dare la spinta alla gente a uscire di casa e a camminare e a comprendere meglio il proprio territorio. Perché noi della Lombardia, sì, qualche cosa è Sigone, Valdiscale, possiamo conoscere, però anche i suoi giorni ci sono anche se stessi. Per cui anche questo sono dei messaggi che invitano la gente a dire, però chiaro che invita la gente curioso. Poi vorrei fare una considerazione. Circa 35 anni fa ero con mio figlio al Passo Giovo, che collega diciamo la zona di Pitegno Colmerano, e incontro un tedesco che dice se ne ho fatto parole così. Dice, sono partito da Costanza a piedi, sta facendo un percorso, quindi si è attraversato con un po' di Austria, poi l'Autoadige Trentino, poi per arrivare a Venezia. Quindi era già avete sapere che c'era questo cammino che si dipanava da Lago di Costanza a Venezia. Mi sono rimasto molto aperto perché sì, c'è una parte senz'altro lì sono sentieri così via. Poi più scendi verso la pianura, poi dopo di non lo so. Comunque è una cosa che mi ha molto stupito questa parte. Per cui secondo me è importantissimo questo vostro libro proprio per spingere la gente a perché sono quelli che proprio comunemente camminano, però anche se non cammina che trovi qualche spunto per tante le passeggiate. Sì, grazie delle osservazioni. Io mi permetterei di aggiungere, di rilevare questo. Certamente uno delle intenzioni dell'editore era proprio quello di avere. Io non so dove te l'ho detto, non lo vado a scatto, no. Per dire no, per sì.
Una delle intenzioni dell'editore era proprio quello di avere nel novero delle guide una guida che si discogliesse un po' dal tradizionale. Lei ha detto quindi una guida con finalità naturalistica, eccetera. Adesso al di là dei termini, certamente questa dal titolo e anche dai contenuti si differenzia da tutti gli altri cammini che sono stati o di quelli di natura storica o quelli più o meno costruiti ex novo. Quindi certamente questo è un percorso che ha una attenzione, rivolge, richiede un'attenzione particolare all'osservazione degli ambienti vegetali che attraversiamo, no? Quindi proprio alle foreste. Dopo le nostre foreste è chiaro che sono tutte foreste che non hanno paradossalmente nulla di naturale, perché sono tutte foreste che derivano da un'altissima utilizzazione, antropizzazione, in pianura molto di più, in montagna meno, o meglio in montagna ce ne accorgiamo meno. Quando noi entriamo in un bosco di abete rosse ci sembra di essere nel massimo della naturalità di un contesto, il più delle volte un esperto vi saprebbe dire che quello è un bosco del tutto artificiale, no? Quindi che nel naturale, il naturale ce l'ha nella misura in cui certamente è più naturale che comunque un bosco di questa natura piuttosto che un campo di mais. Ecco. Però quindi c'è questo tipo di attenzione che l'editore in qualche modo ha voluto privilegiare e per la quale appunto la nostra guida, il nostro cammino si differenzia. Però appunto dicevo, attraverso questi boschi, che sono tutti boschi molto antropizzati, si incontrano i segni della presenza dell'uomo che ha vissuto in questi territori, quindi si incontrano i paesi di montagna, se parliamo nei tratti di montagna inevitabilmente, e ogni paese ha un po' una sua fisionomia, un po' dei piccoli, delle arti minori, dei piccoli, delle piccole opere d'arte, così come camminando in un bosco si osserva che il sentiero ha magari un particolare tipo di battuto, piuttosto che si incontrano delle calchiere dismesse, piuttosto che si incontrano delle situazioni in cui si riconosce la mano dell'uomo e si prova a cercare appunto di rappresentare il senso di quello che si vede o aiutare anche spesso e più volentieri a riconoscere le cose che si incontrano, perché molte delle cose che oggi guardiamo non siamo più capaci di riconoscere, di dare un nome, proprio perché molti di noi, soprattutto di quelli giovani, non vengono più da un'esperienza di cultura agricola, rurale, e quindi sono capaci di interpretare o di leggere ancora i segni. Quindi incontro delle situazioni che sono assolutamente nuove. No? Quindi la guida aiuta invece, vuol provare ad aiutare anche a saper leggere il mondo con questi occhi, con gli occhiali verdi come diceva Roberto. Commenta pure Roberto, adesso. Ma sono d'accordo perché loro dicono che non si vede più naturale, non c'è niente di naturale. Perché anche dove le foreste, i boschi sono comunque in Italia, non è più la presenza dell'uomo, evidentemente in Lombardia, in Italia, in Europa, in Occidente, è pesante. Va bene anche così. Quello che noi due ci siamo conosciuti negli scout di Bergamo, quindi penso che mi prenderà Marco, vanno in giro con del sac, si capisce, no? Cioè, sì, non si va in giro con la testa chiusa, con gli occhi aperti, si capisce che la presenza dell'uomo è necessaria, vivo per lui. E quindi modifica il territorio, è traumatico. Poi si può fare, deve scegliere, deve andare. In questi giorni è comparso sui giornali di Bergamo, è comparsa la notizia che con il Zala, conoscete, stanno svendendo degli appartamenti dei condomini di appunto, chiamo Ecomostro, cioè Mostro e basta, condomini che stanno costruiti quando si doveva fare una stazione sciistica. Poi, quindi, non sappiamo, fa questo giro,
nessuno li abita, chi ci guardava fu nel basket, insomma, felice. Però noi abbiamo un palazzo, dico quello del popolo, parla di Bergamasco, che si è stato costruito un nome dove vengono di 9 anni, sa perché decide di pagare come dire hanno costruito di questa cosa. Cioè, c'è modo e modo, evidentemente. Non dico neanche perché penso che sufficientemente dopo tutti di essere presente in mandato. Cioè, anche il sentiero, evidentemente, non è più una cosa una nuova segnalata, ma c'è anche modo e modo con una segnaletica sobria, minimale, essenziale, che ci aiuti a camminare, qui c'è altre cose che ci sono dei 18 segnali cartelli diversi, qualcosa in stare loro, segnali di tutte le parti, che non fa la gara in montagna. E questo è una cosa più sommata, questa di banale. Ma invece la presenza di una ragazza, a me sta diversa da lavorare, mi è servito molto a capire che la mia idiosincrasia per le strade che vanno in quota temperata col fatto che se vediamo che zona di lezione, perché per esempio vado a in montagna, faccio il Modriano e nel Maghe, mi può più chiedere di farsi 4-5 mesi in un altro su. Sono più quei tempi, quindi la sterra riservata solo, cioè, che possa permettere una suite, una casa decente, che ci possa fare la voce, che ci possa arrivare wifi, così via, non sono cose privilegi riservate come noi che andiamo a trovare un mondo incantato e impossibile da vivere. Quindi c'è solo posto allora la macchina che diventa il rifugio, che se riesco la macchina, la gente qua e niente, però non mi piace. Quindi andare in giro con gli occhi aperti, uno deve appunto vedere quanto l'ambiente naturale può essere vissuto, abitato da noi, senza che diventi un padre. In voi che girate, avete girato negli anni, il cambiamento climatico, avete notato le differenze che stanno subentrando rispetto queste cose, cioè queste foreste, piuttosto che le verdi, questi mercati? Il cambiamento climatico è tutto. No, certo, è una domanda interessantissima, assolutamente attuale. Sì, cambiamento climatico di cui sentiamo parlare, di cui osserviamo, leggiamo tante notizie sui telegiornali, sui giornali, di cui ascoltiamo tanti giudizi, eccetera, è una realtà che esiste e chi lavora, no, chi vive a occhi aperti se ne accorge, perché anche chi è in città si accorge cosa fa il cambiamento climatico in città, chi è in montagna si accorge cosa fa il cambiamento climatico in montagna, eccetera. Cioè il fenomeno ormai è tale che non può essere sottaciuto né nascosto, eccetera. Dopo il 99,9% degli scienziati ritiene che sia da attribuire appunto agli impatti delle attività dell'uomo sulla biosfera, sul pianeta, lo 0,1% dice che questo invece appartiene ai cicli un po' geoclimatici del nostro pianeta, insomma. Però il fatto che la temperatura del globo aumenti, noi sappiamo che dal febbraio dell'anno scorso che ogni mese è il più caldo mese registrato da quando ci sono le misurazioni. Siamo arrivati ormai alla soglia di aver raggiunto a livello di pianeta il grado e mezzo che gli accordi di Parigi dicevano che doveva essere la soglia da raggiungere, e abbiamo il limite massimo dei 2 gradi. Noi abbiamo raggiunto questo grado e mezzo senza aver ridotto ancora alcune emissioni, quindi, e sappiamo già questo grado e mezzo che cosa ci sta portando. Abbiamo poi delle situazioni, dei luoghi dove, in modo particolare il Mediterraneo, le Alpi, sono degli hub cosiddetti dei cambiamenti climatici, dove questi fenomeni sono ancora più intensi e quindi
dove l'incremento di temperatura è ancora maggiore. L'esito di queste situazioni sono mari molto caldi, incremento di energia in atmosfera, incremento di evaporazione di acqua, tanta energia in atmosfera, quindi con ricadute più tempestose, problemi di siccità di durate molto più lunghe e con picchi molto più elevati, che vogliono dire isole grandi, isole di calore in città, vuole dire siccità in montagna, sugli alpeggi, eccetera, con fenomeni di deperimento di molte specie forestali che si sono adattate nel corso dei secoli a un certo tipo di clima che oggi è diverso. Quindi quando si parlava prima di abete rossi è proprio una specie che ha questa difficoltà di adattamento a queste nuove condizioni climatiche le ha dettate con un particolare riferimento all'incremento delle temperature a lunghi periodi di siccità. Molte di queste formazioni di abete rosso sono in crisi anche perché l'uomo nel corso dei secoli le ha favorite a discapito di altre specie che oggi, se componessero in modo misto il bosco, renderebbero il bosco più resistente. Ma l'abete rosso è una specie che dal punto di vista economico ha sempre avuto un grande valore, quindi ha favorito queste formazioni. Oggi queste formazioni quindi si ritrovano in grande difficoltà. Su queste formazioni si insediano degli insetti particolari, il vostro, che voi avrete letto, avrete visto, eccetera, che è questo insetto lignicolo che entra sotto corteccia e scava delle profonde gallerie fino a far morire la pianta. Questo è un insetto che rimane, cioè è in natura, allo stato naturale, è presente in tutti i boschi, nelle condizioni ordinarie di equilibrio fa morire solo le piante che sono in difficoltà, ma tutte le altre piante che stanno bene hanno le capacità per reagire all'attacco e quindi non hanno problemi. Oggi invece col deperimento di tutte le piante l'insetto si trova ad avere una tavola apparecchiata dove può mangiare tutto quello che vuole. Poter mangiare senza avere dei grandi competitori fa sì che le generazioni di insetti aumentano di numero. L'incremento di temperature fa sì che invece di avere una generazione all'anno, gli anni scorsi ne abbiamo avute anche tre all'anno, ogni generazione produce milioni di nuovi nati. Quindi è un fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio, di cui si fa fatica a capire come riuscire a fermarlo, tant'è che anche le grandi esperienze che ci sono state in centro Europa a partire dagli anni 90, dei grandi schianti equiparabili come fenomeno un po' la nostra Maya, che forse voi avete sentito, no? Che ha toccato i monti del nord-est, è arrivata fino a noi a toccare le nostre zone bresciane, un po' bergamasche, valtellinesi, ma per gran parte no. Ecco, noi abbiamo questa baia che per noi è stato un segnale nel 2018, proprio un campanello d'allarme. In centro Europa questi segnali sono cominciati a partire dal 90. E quello che volevo dire però era che a seguito di questi fenomeni, di queste catastrofi che abbattono milioni di metri cubi, si è riscontrato in centro Europa e lo stiamo vedendo adesso che i coleotteri, il bosco che arriva è molto più devastante di baia, no? E quindi c'è tutta una catena che si è messa in moto, una catena biologica proprio, no? Sono dei nuovi meccanismi che si sono messi in moto e che non è facile capire come fermare, no? Quindi il tema dei cambiamenti climatici è un tema importantissimo su cui si fa grande ricerca, bisogna avere grande attenzione. Le amministrazioni, che siano le amministrazioni
delle città di pianura piuttosto che dei borghi di montagna devono, dovrebbero avere nelle loro politiche dei piani di adattamento e di mitigazione ai cambiamenti climatici, non se ne può ormai fare a meno, perché appunto i fenomeni a cui andiamo incontro e che ancora non conosciamo fino in fondo ci portano a immaginare degli scenari difficili, soprattutto nuovi rispetto a quelli a cui noi siamo abituati. E poi l'ultima cosa che dico, poi mi fermo, ho parlato troppo, e poi il tema di fondo è che il cambiamento climatico, il cambiamenti climatici ci sono sempre stati evidentemente nella storia in modi diversi, anche senza parlare di glaciazioni, ma parliamo anche di piccoli glaciazioni durante i secoli o di picchi, insomma, di gelo, di caldo, ci sono sempre stati, ma il problema è che fino a ieri queste cose avvenivano con una velocità tale per cui c'era una capacità dei sistemi biologici di adattarsi attraverso i meccanismi dell'evoluzione. Oggi invece la velocità di cambiamento è così repentina, così radicale, che le specie non hanno la capacità di adattarsi a questi cambiamenti. Quindi il vero problema complessivo è proprio questo. Aveva delle altre domande lei, no? Ci diceva che si era fatta. Se non ci sono domande dal pubblico, insomma, magari. No, a parte che lei si è anche voluta la tua domanda. Questo nostro libro ha creato tra i comuni che voi avete collegato, diciamo, una volontà di lavorare assieme e di, in un certo senso, di favorire anche dal punto di vista sociale, economico, questi collegamenti. È sotto un mestiere qua. No, una bella domanda, perché un obiettivo, tu farebbe lo rispondere, di mestiere non sembra questo. Un obiettivo di questo percorso è anche di verificare, di installare la forza di tutti questi partner sul territorio che sono in primo luogo gli assessori comunali, ma sono anche i contributori agricoli del mondo agricolo che lavorano sul territorio, associazioni sportive, alpinistiche e quant'altro, ci sono gruppi culturali, cioè, infatti che 10 incontri che abbiamo fatto, incontri molti poi sono conclusi con la libro che avete citato, e dobbiamo invitare tutti, quindi ognuno aveva un tema diverso, incontri, ed è cercato di mettere un po' a fuoco dalle semane, per rinsaldare questa collaborazione. Uno degli strumenti che serve a questo, quando io decido di mettere come vado avanti, è stato battezzato il contratto di fronte, cioè un impegno reciproco tra diversi partner che lavorano sul territorio, in primis la regione, la Spagna, ma appunto le province montane, i comuni, le comunità montane, non so, il BIM, fino alle associazioni, parrocchie, quelle che ci sono sul territorio e che hanno quello, fanno un contratto, si impegnano reciprocamente una serie di iniziative che viene dire di sviluppo del contorno, pessimo, di comunque di crescere la produzione del territorio in maniera rispettosa per cominciare il cimento. Questi contratti ancora stanno molto, direi, alcune produttive e hanno fatto crescere appunto il territorio globalmente inteso in maniera privata, invece appunto perché le alternative sono condizioni a quel mondo sia stata al gioco vogliato, fermare la cosa che interessa il tipo. Lo dico personale, di alcune parti di territorio, quindi non ha permesso per del lavoro comunque. Sì, questa è una bella sfida, eh? Una bella sfida,
e sarebbe un bel risultato da conseguire. Diciamo che in questo momento mi sembra che siamo un po' lontani, in qualche situazione magari qualche cosa esiste. Diciamo anche che se si guardano queste esperienze a una scala più nazionale, proprio appunto, se questa sua domanda la si collocasse sui diversi, sul centinaio di cammini che ci sono in giro per l'Italia, non ci sarebbero comunque tante risposte positive, non è per comunque dire mal comune mezzo gaudio, ma per dire che è veramente un tema difficile. Dall'altra parte ci sono delle bellissime esperienze, cioè in alcune situazioni i cammini sono riusciti a rappresentare questa forma di legame, di rete che ha permesso di appunto coinvolgere amministrazioni, enti privati, imprese varie in una sfida che è stata colta e su cui c'è un concorso comune di attenzione e di impegno. Insomma, però certamente questo dovrebbe e potrebbe essere uno dei temi importanti che i cammini dovrebbero in qualche modo a latere perseguire, diciamo. Una curiosità, quando il territorio può essere considerato clandestino? Qual è il criterio che viene visto dalle vostre immagini? Ovviamente la foresta finisce dentro perché smette di esserci vegetazione, per cui avrà dei connotati dentro le quali la foresta viene identificata, dal tipo di vegetazione, dalla quantità di alberi o dalla conformazione del territorio. Allora, c'è una norma di legge nazionale che poi è riapplicata a livello regionale, che definisce che cos'è foresta. È una definizione, come dire, geometrica, in un qualche modo, inevitabilmente, che prevede poi una serie naturalmente di esclusioni, di deroghe. Sostanzialmente per Regione Lombardia, allineandosi quasi in modo preciso a quello che è la definizione nazionale, è foresta. Innanzitutto non c'è distinzione tra foresta, bosco, selva, sono nomi che indicano la stessa cosa. Quindi parliamo di foresta e di bosco quando c'è una superficie di almeno 2000 metri quadri, larga almeno 25 metri, è coperta da una vegetazione arborea arbustiva che ha maturità, cioè quindi uno stadio adulto, copre il terreno per almeno il 20%. No? Quindi quando lei è di fronte a una situazione deve avere questi parametri e dire qui riconosco, non riconosco, eccetera. Naturalmente ci sono una serie di deroghe, riferita al patto, per esempio, che non rientrano in questa classificazione, adesso vado un po' a memoria, e così i divai, ovviamente, piuttosto che i giardini o i parchi pubblici o queste cose, eccetera. E poi c'è una ulteriore deroga, chiamiamola così, riferita al tempo di colonizzazione che le piante hanno rispetto ai territori abbandonati. No? Perché noi sappiamo che ci sono molti territori abbandonati, naturalmente il bosco si sta espandendo, anche a Regione Lombardia il bosco continua a crescere, no? Quindi non siamo in Lombardia, in Italia, in Europa, in luoghi dove stiamo perdendo superficie forestale. Poi magari perdiamo superficie forestale più in certe zone piuttosto che in altre, ma complessivamente noi non siamo a rischio di desertificazione. Il bosco continua a crescere. Il nostro bosco è dagli anni 50 ad oggi è raddoppiato, no? Per dire l'entità del fenomeno. Allora, quindi su un terreno abbandonato le piante
buttano i semi e crescono. In che momento si può dire che quello è bosco? No? Allora, lì la norma dice che in montagna è bosco quando la colonizzazione è avvenuta da 5 anni. No? Quindi da 0 a 5 anni non è bosco, quindi non può fare quel calore. Se si riconosce invece che siamo al sesto anno di presenza di piantine giovani, è bosco. In pianura il termine invece sono i 15 anni. La scelta è con una serie di significati, dunque questo è il motivo ancora. Ma io credo che per iniziare un cammino siano fondamentali le motivazioni personali, diciamo, a individuare un percorso. Io arrivo da 23 anni di scautismo in tenera età, come si dice in gergo, quindi per me la strada fa parte anche della mia progressione personale. Tanto è vero che arrivato alla soglia dei 50 io non ce la facevo più, avevo proprio bisogno di tornare a fare strada, a percorrere strada, a incontrare la gente, a stare con i miei amici, no? E in quel percorso anche di progredire come persona. Mi veniva in mente, rispetto a questo tipo di proposta, se non avete pensato di utilizzare parti di questo percorso per dare come plus o roba del genere tutte quella serie di informazioni che sono state dette anche sino adesso per capire meglio la montagna, il bosco, cioè tutti quegli aspetti, ma anche in un percorso oltre che naturalistico, credo bellissimo, anche proprio formativo per acquisire informazioni a gruppi di giovani, a famiglie, a quant'altro. Cioè, chiaramente non i 700 e rotti chilometri, ma magari su determinate tappe o roba del genere, offrire, oltre al leader, la libera possibilità di fare il percorso, un, tra virgolette, servizio supplettivo che narri che cos'è il bosco, che cos'è la foresta, che cos'è la montagna e che cosa si vive in montagna. Cioè, di aggiungere qualcosa sulla natura dei posti, non so come dire, e di affascinare la gente su queste possibilità, senza che diventi, perché il rischio dei cammini, il mio primo è stato a 50, un pezzettino del cammino di San Francesco, senza che diventi poi un aspetto commerciale, per cui sono diventati tutti, cioè l'anno scorso leggevo che sul cammino di Santiago c'erano 220.000 persone al giorno, e questo già stride con determinati valori che arrivano dalla mia esperienza personale. Però io credo che possa essere sinceramente una opportunità, un'offerta di dire no, in una tappa ci sarà qualcuno che segue, chi vuole iscriversi o roba del genere, e parleremo del bosco, parleremo di questi aspetti qui. Potrebbe essere proprio anche una proposta brutta, culturale, sul servizio naturalistico, secondo me, importante, affascinante, ma non per trasformarla in un aspetto commerciale, ma proprio come offerta. Ecco. Cioè, sì, delle scout, no, da un lato non è compito nostro, cioè, non è compito di un libro. Sì, quindi l'editore, evidentemente, non può la guida, ci mette i contenuti e poi ognuno può gestirla quindi cammini noto tutti hanno chi li interpreta in un certo modo, si apre. Ci sono anche, per esempio, visto che nel Santiago degli ospitaveros, che fanno delle proposte culturali, spirituali, così via, passa. C'è un modo di accostarsi a questi cammini totalmente diverso. Però in questo senso può essere il debacco delle persone che tu mi hai spiegato prima, Enrico, e tutti quei mini sacchi delle pagine che al fine del capire ci sono, non c'è niente di questo,
per le immagini di chi mi sembra, però se io riesco non lo trovo, per dire c'è l'assessore alla cultura di San Giorgio di Grelle che spiega cos'è il parco che è stato creato nel 1930 in quella zona. Cioè, abbiamo sempre interlocutori proprio un po' particolari. Paolo Mastardi, il nostro collega, che è stato la settimana scorsa, che racconta quelle con altre leggende di cedere quelle foreste cartesane, che è grande che citavo. Cioè, ci sono dei splendidi, degli approfondimenti di Green Flash, in direzione di vicino, un nome grosso, Franco Michili, è un esploratore di quello che fa i corsi per andare lui l'ha fatto, per i corsi di insegnare a camminare senza bussola, senza orologio, senza cartine, così via, guardando le stelle, c'è una matrice cellulare, guardando le stelle musche, quindi delle proposte. Poi direi, lui come autore della mia visione, diciamo, se ci sarebbe piaciuto ovviamente che l'ente avesse assunto una dimensione più propositiva, più attiva, sia nella gestione di questo cammino che andava da Grazia di Paranza. Non toccare nulla, non ci tocca, alcuni rifugi, alcuni appoggiatori, alcuni punti sosta, fanno con le opposte in pescerina. Sono interdice, intercettate, come dicevate, che fanno rete, che potrebbero loro fare questo servizio. Diciamo che i punti ci sono, quindi ti vuole raccogliere. Sì, essere per esempio ha sul proprio territorio una serie di uffici locali, no? Con del personale che appunto gestisce le foreste e all'interno delle loro attività. Alcuni uffici di più, altri meno, alcuni anche legati alle iniziative delle Cammina Foreste, propongono o delle serate di incontro sul tema o proprio delle passeggiate su questi percorsi di guida all'osservazione. Noi abbiamo coinvolto anche negli anni scorsi, per esempio, le guide, gli accompagnatori di media montagna ad adottare, diciamo così, dei pezzi di percorso da inserire nei loro calendari, nei loro programmi, in modo da poter offrire alla loro clientela una più giornate di frequentazione e quindi quelli sono momenti dentro i quali l'accompagnatore non solo accompagna, fa la guida, ma racconta, aiuta a spiegare appunto quello che si vede, quello che c'è, quello che si incontra. Ho trovato l'indice, è proprio nell'ultima pagina, della rete dei temi che abbiamo nominato. Le foreste di pianura, foreste di biodiversità, foreste di filiera del legno, foreste di cultura, foreste di paesaggio, parcheggi prodotti tipici, foreste di protezione, foreste di cambiamenti climatici, foreste di benessere. E qui sono dei mini saggi, sono l'inizio della parte più produttiva della vita creata, quindi andiamo avanti. E poi ci sono, quello che citavo, Bambino, Stadio, il sindaco di Monterolo, che vive, ci sono 10 descrizioni, perché descrivici la tua foresta, quindi 10 letture della foresta, di 10 letture, quando parte di personaggi molto diversi. Ambientalisti, forestali, amministratori, cari, collaboratori, molto diretto, quindi l'idea è buona, qualcosa succede, anche se c'è una seconda che potete chiudere. Ecco, a questo proposito vi leggerei proprio un pezzettino di quello che stava dicendo adesso, che è una parte appunto inserita, un mini saggio che è di Luca Torreggiani di Ferdinando Sottugno, che sono due giornalisti di culture forestali, insomma, che si occupano dell'ecologia. Per esempio, un pezzetto è questo, che uno anche magari in lettura. Allora, la foresta è da sempre uno straordinario luogo di ispirazione. Teatro di storie, leggende e spiritualità. La troviamo nel paggetto di Grimm e nelle fiamme dei fratelli Grimm, nei poeti cavallereschi e nella musica, nei testi e nelle preghiere di tutte le religioni. Il nostro rapporto con alberi e boschi è ancestrale e profondissimo. Abbiamo lottato con alberi e boschi per ritagliarci il nostro spazio vitale.
li abbiamo distrutti e saputi coltivare, punto, ma al tempo stesso li abbiamo venerati e studiati, assegnando loro un ruolo centrale nelle nostre civiltà. Ma la foresta c'è anche dove non si vede. Alberi e boschi si estendono ben oltre 4 miliardi di ettari che coprono le terre emerse del nostro pianeta. Ci sono foreste, ad esempio, nel cuore delle metropoli. C'è una foresta ovunque ci sia legno, materia prima rinnovabile che accompagna l'uomo dalla notte dei tempi e lo fa ancora oggi, tanto da essere considerato al tempo stesso il materiale del passato e quello del futuro. Le foreste sono dentro le case, nel tetto delle cattedrali e nei palazzi storici, negli uti suonati e nei grandi teatri e nella struttura degli stessi, in molte opere d'arte, negli scaffali delle antiche biblioteche, nella carta dei libri, perfino nell'acqua che beviamo. Basta guardare bene dentro e dietro le cose per capire che la foresta e l'umanità sono legati da connessioni invisibili e strettissime, materiali e spirituali, attraverso cioè quello che per tutti i popoli del pianeta si può riassumere con una sola grande impegnativa parola: cultura. Mi sembra una bella conclusione, e che fa capire appunto anche quanto può essere inserito nella Bibbia. Va bene, vi ringraziamo allora per questa serata.